Siamo alla libreria Io ci sto, sono con Giulio Cavalli, un romanzo, perché è un romanzo di persone comuni. Mio padre in una scatola a scarpa, non è una storia di mafia, ma è un racconto di persone come siamo noi, ma volto a far capire che se anche noi non ci interessiamo o ci disinteressiamo della mafia, è la mafia che invece si occupa di noi. Beh, guarda, io quando ho conosciuto la storia di Michele Landa, che è la storia vera Certo. da cui poi è tratto questo libro, siccome per lavoro mi capita molto spesso di incontrare familiari di vittime di mafia, mi capita spesso anche magari di aver contribuito sbagliando all'idea che il cavaliere senza macchia, antimafia, coraggioso contro tutti, no? Ecco, questa è la storia di una famiglia che abita in un ambiente difficile, ma è Mondragone, ma potrebbe, secondo me, ad esempio per esperienza personale, essere Milano, benissimo, e che purtroppo scopre in modo molto caro sulla propria pelle che anche se tentiamo di stare lontani dalla criminalità organizzata, inevitabilmente poi può capitarci addosso. Falcone diceva, nella battaglia alla mafia si capita per caso o per fortuna. Ecco, io penso che questo sia l'esempio più alto. E poi la cosa bellissima, secondo me, è che la famiglia Landa è una famiglia che si prende il diritto di avere paura. E forse noi un po' troppo facilmente abbiamo dato dei vigliacchi a quelli che hanno avuto paura in questi ultimi anni. Invece penso che bisognerebbe ricominciare a partire dalle fragilità. Tu da sempre scrivi facendo una scelta, no? Così come Falcone ha fatto una scelta facendo il suo lavoro in un certo modo. Sei comunque minacciato, vivi in una condizione, però tu continui a scrivere raccontando la verità e facendolo nel modo migliore. Noi ci siamo incontrati più volte e tu hai sempre avuto questo modo di accoglienza con chi veniva qui o dovunque è stato, a parlare con la massima serenità. E hai anche detto una volta, mi ha emozionato, la paura è una condizione umana, chi non è paura, non ha paura è uno sciocco, ma soprattutto non riesce poi a lavorare bene e quindi nel tuo caso a raccontare e a scrivere. Ma sai, io quello che tento di fare è di uscire dal pericoloso voyeurismo degli scortati e dei minacciati. E ce la metto tutta, prima di tutto cercando di non raccontare me stesso, perché altrimenti rischio di diventare un feticcio ingombrante che nasconde, no? E poi cercando soprattutto di spiegare alla gente comune che per quanto possa essere interessato l'attore giovane con gli occhi azzurri, scortato, questo è un paese in cui ci sono famiglie dilaniate da dei dolori profondissimi e che non riescono nemmeno, non solo ad avere luce, non riescono ad avere parola. Allora, siccome io mi ritengo un privilegiato, che comunque cioè, sono una persona che è letta, che è ascoltata, allora a questo punto io penso che il minimo che io possa fare è cercare di raccontare queste che vengono considerate piccole cose, secondo me una battaglia che funzioni contro la mafia deve assolutamente essere una battaglia che si innamora dei fragili e che decide di accudirli, non si innamora degli eroi o dei forti. Adesso ti saluto e ti ringrazio, però ti chiedo un'ultima cosa, me l'hai chiamata con quello che mi hai detto. Invitiamo chi ha scelto di fare il giornalista o lo scrittore raccontando le verità, invitiamolo a scrivere veramente la verità e magari usare meno titoloni, anche nel rispetto di chi magari per mafia o camorra o 'ndrangheta c'è morto. Sì, penso di sì. Io penso che questo sia un paese che ogni tanto sul tema mafia e sul tema antimafia ha perso il senso della misura. E invece storie e famiglie come la famiglia Landa ci insegnano a ricominciare ad avere rispetto della misura. E la misura significa che non c'è bisogno di iperboli. Di per sé stiamo già raccontando delle storie che sono profondissime e umanissime. Grazie. Grazie a te.